Proprio allora, cara bambina, ci è giunta la tua lettera, nella quale tra l'altro parli di Doste, che pure si trova a tua casa. E questo ci è sembrato un caso di destino. Sai bene che Doste è una volta sempre in casa nostra, è per un caso strano, che negli ultimi 2 o 3 anni si è fatto vedere di più. Alle 12 del giorno 5, il denaro da essere mio, il dottoretto venne esatto. Qualche volta nello sguardo di papà c'era forse un'intuizione, ma subito passava. E mi tocca aspettare fino a mezzanotte per poi entrare nella camera di Fondoste. Oggi non è che il principio, credo forse che uscendo da questa avventura potrei tornare a casa a fare la ragazza per bene, di buona famiglia. No, non c'è più né buona famiglia né ragazza per bene. Sì! Ma perché non gli do uno schiaffo a quel posto? Diventata rossa o bambina? Vuoi vedere, piacerebbe a molti. Sono bella quando sono lì. Perché non mi do uno schifo? E non mi sa, non mi voglio sentire il tuo alito sul... Perché non lo pianto lì? Sono forse incantata del suo sguardo. Ci guardiamo negli occhi con un po' di ma è forse l'ora migliore per passeggiare. Dico delle bestialità. Mia mamma pensava che fosse caduto qualcosa. Ho usato la tua porta, non ho sentito rumore. Ma fin tanto che guardo il soffitto non potrò leggere il telegramma. Coraggio, bisogna che lo legga. Scongiurati nuovamente parlare Doste. Somma non più 30 ma 50. Altrimenti tutto inutile. Indirizzo rimane fiato. Vorrei che qualcuno mi baciasse sugli occhi e sulle labbra sanguigne. Il soffrabito mi arriva su fino al camino. Si vede che i piedi sono nudi. Ma che mi importa? Vedranno ben altro che i piedi. Se potessi ascoltarli. Non mi interessa quello che dicono. Uscire anch'io, dare loro la buonanotte e nascondermi attraverso sui prati, nel bosco, poi su, sempre più in alto, fino alla vetta del cimone, con i carri del suo, addormentarmi, morire assiderata, misterioso suicidio di una signorina dell'alta società viennese. È stata trovata morta in un luogo inaccessibile del cimone della Pala, a parte il martello da sera, era tutta nuda. E poi parliamo così piano. In questo stato, in senso, sono spesso stranamente accaduto. Ma che figlio istruito avete nel rifratto? Va dunque, domani in ogni caso partiremo. Da Bolzano prenderemo un infermiere. Ma sì. E di tutto questo parleremo, eh? Sono sola. Se adesso mi potessi muovere. Ma ci riesco. Ci riesco. Muovo la mano, le dita. Allungo il braccio, spalanco gli occhi. Vedo. Thank you.
voisin, voisine, désolée si je trouble votre tranquillité. Quand je passe parmi vos maisons, pardonnez-moi cette intrusion. Le terrain était vague sans vent, et puis je vous ai vu débarquer, immobilisé dans la boue, vos caravanes bigarrées, affairées du matin au soir. Vous ne levez jamais la tête quand j'entre sur votre territoire. J'essaie de me faire discrète. Qui êtes-vous, voisin, voisine? Chaque jour je passe, gêné, je trace, je n'ose pas.